in questo momento qualcosa sta cambiando nel rapporto, in questo momento le donne, inizia la crisi, le donne cambiano, anche l'uomo, ma come cambia la donna, l'ho provato sulla mia pelle. L'altro giorno dovevo andare in bagno, mi scappava, mi fermo, dove stai andando? Devo andare in bagno, devo fare la pipì, e proprio in bagno la devi fare. Vado nel frigorifero, più fresco, dove devo andare? Vai nell'altro bagno perché ho lavato. Vado nell'altro bagno, mi ferma, ehi, vai nell'altro bagno ma non usare il water. E ci vocava che vado a giocare a carte. Alla fine andate da Luigi, capita di fronte a casa mia, dice, Luigi, vado, fammi andare in bagno che mia moglie mi fa entrare. Lui mi guarda così, vai perché è la mia. La crisi è uguale ovunque, in tutte le famiglie. Oppure mia moglie è diventata ordinata. Madonna, i nervi. Ognuno, ditemi sì o no, ognuno nel proprio disordine trova tutto o no? Io lascio la scrivania, sembra in disordine, non è in disordine, perché io so che lì sta il biglietto da visita, la penna. Mia moglie è diventata ordinata, vado in cucina, su il caffè, che fine ha fatto? Basta con questo disordine. Ma prima lo trovavo, adesso non lo trovo, basta. Ho messo lì scaffale, vedi? Primo scaffale, ho messo anche la lettera A. Lì ho messo tutta la roba che inizia con la A. Quella aceto sta là, A. Primo scaffale, A, aceto. Più su c'è il secondo scaffale con la lettera B. I biscotti stanno lì. Banana. La banana sta là. E la banana con i biscotti, la B che è 10. Volevi il caffè? Terza mensola più su con la C, caffè. Ah, ho capito, la B e C. Scusi, però il zucchero dove vado? La signora di sopra va, fammi capire. Finché arriva la zeta, vedi che ce ne vuole. È pazzesco le cose che fa mia moglie. Oppure a casa mia non si possono utilizzare più le cose nuove. Compri le cose, non le utilizzare, ancora si sciupano. Compriamo le scarpe, dove vai? Che si rovinano. Compriamo l'ombrello, dove vai? Sta piovendo. No, se arrugginisce la punta, lascia l'ombrello. Compriamo il divano, madonna, il divano. Quanti divani prima di essere utilizzati. Arrivò il divano a casa, presi il giornale, messi sul divano. Ah, mia moglie, che fai? Sto leggendo il giornale. E proprio sul divano nuovo lo devi leggere, alzati, il divano si rovina. Metti il copridivano. Metto il copridivano, prendo il giornale, mi metto sul divano. Ah, arriviamo, che fai? Vedi che ho messo il copridivano? No, si rovina anche quello. Metto un lenzuolo. Parevo l'obitorio a casa con il lenzuolo. Metto il lenzuolo. Nervi, prendo il giornale, metto sul divano. Arriviamo, che fai? Niente, sono caduto. Che cazzo devo dire? Sono caduto. Mi sono alzato, sono andato al parco a leggere il giornale. Quanta gente che stava al parco a leggere il giornale. Quella gente che ha comprato il divano non sa dove deve leggere il giornale, tutto al parco stanno. Stava pure Luigi a fianco a me, Luigi, pure tu hai comprato il divano, sì, e di che colore? E che ne so, ti posso dire il colore del copridivano, manco l'ha visto tu. Oppure c'è la parola d'ordine a casa mia, mai lo scorderò, non so a casa vostra, qualsiasi cosa io possa fare, arriva lei, non sgocciolare. Ma è pazzesco, mi lavo le mani, ehi, non sgocciolare. Lavo il coltello, una posata, una forchetta, passa la dieta, bravo, però non sgocciolare, se ne va. Mangio la pesca, non sgocciolare, ogni cosa non sgocciolare. L'altro giorno mi sto facendo la doccia. Vi dico il colpo pieno di goccioline, di sbadone, se cadete una strage qua. Era un assai, vi giuro. Non ce la faccio, andai piangendo da mia madre, mamma, non ce la faccio più, aiutami tu, non ce la faccio più. Mia madre mi abbracciò, dai Uccio non piangere, qui c'è sempre una casa aperta per te, quando vuoi puoi tornare. Poi persino mia madre a un certo punto mi guarda bene, dice, però Uccio, quando piangi?